Sarà un Napoli osimeniano. È anche difficile da pronunciare questa parola, questo aggettivo osimeniano. Un calciatore valutato 80 milioni di euro. Il Napoli non ne ha spesi così tanto, diciamo che ne avrà versati intorno a 40. Il resto sono valutazioni che vengono fatte attraverso la cessione di certi calciatori, ma anche con i bonus che poi dovrebbero sempre scattare. Perché sarà un Napoli osimeniano? Ma io lo immagino che De Laurentiis abbia l'ambizione anche condivisa da parte dei tifosi di riaprire un ciclo, così come ci fu con Lavezzi ed Amsic. Poi fu la volta di Cavani, poi dopo di lui sono arrivati Higuaín, Callejon, Albiol, Reina. Adesso con Osimhen, il presidente De Laurentiis spera di rifare di nuovo il Napoli, di colmare quella lacuna, quel gap rispetto alle squadre che hanno chiuso in classifica prima del Napoli. Perché? Perché non c'era chi segnava i gol. Quest'anno tutti quanti insieme, Milik, Insigne, Mertens, hanno segnato 28 reti. Se mi permettete, io mi posso pure permettere di azzardare un pronostico. 28 gol li può segnare Osimhen da solo, nella stagione che sta per cominciare. Il campionato che vedrà il Napoli il 19 o 20 di settembre ripartire a Parma, ma io dico che Osimhen può essere pronti via già un protagonista di questo campionato e potrà dare al Napoli quella dimensione che è mancata quest'anno, cioè di squadra in grado di poter restare lassù in vetta fino alla fine del campionato, lottando con le altre big per la conquista dello scudetto. Se al Napoli è mancato l'attaccante che fa i gol, Osimhen incarna questo protagonista, perché è vero, magari qualcuno non vuole che si valuti il nigeriano per i 45 minuti giocati contro l'Aquila, però è vero, sono dilettanti. Però contro i dilettanti puoi anche vedere se un calciatore ha una stoffa piuttosto che un'altra. Ma se Osimhen in 8 minuti scarsi ha segnato 3 gol, poi ha fornito 2 assist, gli è stato annullato un altro gol. Sì, direte, ma li ha segnati contro l'Aquila. Ho capito, ma li ha segnati. Prima il problema era che o contro l'Aquila, o contro il Falco, o contro l'Inter e la Juventus, o col Sassuolo, o chi volevi, i gol li segnavi con il contagocce. Tanti tiri effettuati nello specchio della porta, pochi gol segnati. Ora, il Napoli sarà osimeniano? Come dice il presidente De Laurentiis, l'auspicio è che possa essere così, tanto da regalare al campionato italiano un nuovo grande protagonista, come manca ormai da tempo, e anche per riconoscere alla squadra azzurra, allo staff dirigente, questa capacità di andare a pescare calciatori superiori alla media che possano far bene anche in un campionato difficile come quello italiano.